perché sono troppo contenta di essere tornata nella mia postazione con tutte le mie cose a registrare i video, perché nell'ultimo mese tra le vacanze e il trasloco ho registrato qualche tutorial, avete visto in spiaggia, però il trasloco non sono più riuscita a registrare video. Quindi come vedete siamo nella nuova casa e non vedevo l'ora di registrare questo video perché voglio assolutamente, perché sto parlando così veloce, voglio assolutamente parlarvi di un prodotto che mi ha fatto conoscere mia sorella e che sto letteralmente amando. Questo credo che sia il mio prodotto del 2012, è una cosa incredibile e volevo assolutamente parlarvene, farvelo conoscere. E si tratta di una BB Cream. E la differenza però è che non è una normale BB Cream, ma un prodotto eco bio, perché tante volte dicono BB Cream, scrivono BB Cream, ma poi di naturale non hanno niente, hanno spesso degli ingredienti pessimi. E come vi ho detto in altri video, per me è assolutamente importante per la cura del viso e la cura dei capelli utilizzare prodotti che siano naturali. Questo è un prodotto realizzato da un'azienda francese. Questo me l'ha regalato mia sorella, l'ha preso su un sito che si chiama, se ricordo bene, Ionature. Comunque chiederò a lei e vi metterò qua giù il link del sito. Ed è appunto un prodotto eco bio che contiene 99% degli ingredienti sono di origine naturale, 37% degli ingredienti sono di agricoltura biologica, quindi è un ottimo prodotto. E un altro motivo per cui adoro questa BB Cream è che, a differenza di tante altre, è bella coprente, va proprio a coprire perfettamente le imperfezioni, i rossori, i pori dilatati, va a uniformare l'incarnato, rimane molto leggera, quindi per queste giornate di caldo è perfetta perché non la si sente addosso pesante come un fondotinta, che non si può assolutamente mettere in queste giornate di caldo, perché almeno qui da noi veramente si stanno raggiungendo delle temperature pazzesche. Quindi io o non metto il fondotinta, o se voglio crearmi una bella base vado a mettere questa. E idrata, quindi può essere benissimo applicata senza una base sotto, che sia una crema idratante o altro. A me piace utilizzarla con l'aloe vera, perché comunque anche la crema idratante, facendo così caldo, rimane pesante. E purifica, perché se ricordo bene ha degli estratti di rosmarino, e protegge dal sole perché ha un fattore di protezione solare 10. Dà anche un po' di luminosità al viso, che per me va benissimo perché, avendo la pelle secca, mi piace comunque renderla un po' luminosa. Però tante volte quando la applico mi porto dietro una cipria minerale, me la passo sul viso, tolgo un po' il lucido. E niente, vi lascio quindi all'applicazione del prodotto, così potete vedere la differenza, potete vedere il risultato. Spero davvero con tutto il cuore di esservi stata utile, come lo è stata mia sorella con me consigliandomi questo prodotto. Vi lascerò giù anche il link al suo video, perché anche lei appunto ha fatto un video su questa BB Cream cercando di farla conoscere alle ragazze che la seguono. Quindi niente, vi mando un grosso bacione, sono troppo contenta di essere tornata, di poter fare i miei video di nuovo nella mia postazione, e vi auguro una buona giornata. Ciao! Prima di metterla su tutto il viso vado a mettere un po' di aloe vera per stare sul naturale. Questa è di Aromazone. In realtà potete anche mettere direttamente la BB Cream, perché oltre ad andare a colorare, correggere le imperfezioni, idrata anche la pelle. Però siccome io ho la pelle molto secca, preferisco comunque creare sotto una base bella idratante, e invece della solita crema idratante uso questa, perché rimane molto più leggera l'aloe vera con questo caldo, con la crema idratante divento super lucida. Quindi vado a metterla un po' così su tutto il viso. E poi vado appunto ad applicare la BB Cream. A me piace, ho visto anche che a mia sorella piace metterlo con le mani, con le dita, perché ha una consistenza, sembra quasi mousse, quindi con il pennello o peggio ancora con la spugna si va veramente a perdere. Ne basta veramente pochissimo, perché copre molto molto bene. Questa è un'altra cosa, un altro motivo per cui la adoro, che pur essendo una BB Cream va a coprire molto bene, come un fondotinta. Quindi ha un'ottima coprenza, e vado a stenderla così con le dita proprio su tutto il viso. Quella che sto usando io è la numero 2, ed esiste in due colorazioni, la 1 e la 2. Questa, se ricordo bene, è quella più scura. Adesso la metto su metà viso, così vi faccio vedere la differenza con l'altra metà naturale, metà mostro, metà giusta.
è molto facile da applicare, da stendere, si sfarma molto molto bene e come potete già vedere uniforma tantissimo il colorito, va a correggere le imperfezioni perché va proprio a coprire e lascia la pelle luminosa, il che per me è una cosa assolutamente positiva perché appunto io avendo la pelle secca mi piace che sia un po' più luminosa, no? E questo è il risultato, vedete, questa metà del viso c'è la BB cream e questa invece è l'altra metà del viso al naturale, quindi con tutti i difetti, le imperfezioni, e potete vedere come bella coprente, andata a coprire perfettamente tutte le imperfezioni, i rossori, i pori dilatati. Rimane molto molto leggera, non la si percepisce, non la si sente addosso come un fondotinta, sembra di non avere su niente, e uniforma l'incarnato perché vedete che non ci sono zone più chiare, zone più scure. Adesso vado a metterla anche sull'altra metà del viso. E questo è il risultato finale, quindi con la BB cream su tutto il viso, e a me sta piacendo veramente tantissimo. È praticamente un prodotto 5 in 1 perché va a uniformare l'incarnato, va a idratare, va a purificare, questo credo perché ha degli estratti di rosmarino, e protegge perché appunto è un fattore di protezione 10. E basta, io spero appunto di esservi stata utile e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!